aiutare Valencia. Partiamo subito da questo, una cosa forse più importante. Poi parleremo di Milan, di calcio, che ve lo dico sempre, sapete, è la cosa più importante delle cose meno importanti. Allora leggo questa iniziativa di quattro Milan Club spagnoli. Milan Club Spagna, Milan Club Canarias Fabrizio Pedretti, Milan Club Madrid Filippo Galli e Milan Club Barcellona. Si sono uniti per aiutare la comunità valenciana, il disastro, la tragedia che ha colpito la popolazione di Valencia, la città di Valencia. Allora, loro si sono uniti e chiedono come potete aiutarci. E mandano i quattro e un pa no, due IBAN con due destinatari, uno Enzo Ramirez, causale Milan Club Suniti per la comunità valenciana. Allora io cosa faccio? Vi mando, eccolo qua, l'immagine di quello che stavo leggendo con il numero di IBAN sia di Enzo Ramirez che di Gabriele Gambardella. E tutti gli importi verranno trasferiti alla Croce Rossa di Valencia. Un modo dei Milan Club, ho mandato in giro a tanti amici di qualsiasi tifo, di qualsiasi professione, questi dati e li state ancora vedendo, potete trascriverli, il dato del destinatario Enzo Ramirez e l'altro Gabriele Gambardella. Che tutti gli importi donati verranno trasferiti alla Croce Rossa di Valencia per aiutare le popolazioni, la popolazione della comunità valenciana. Ecco, volevo partire da questo, poi non è solo questa iniziativa, attraverso i miei colleghi che curano questi miei social, metteremo le cose scritte da domani, però intanto volevo mettervi questa immagine, così avete potuto eventualmente trascrivere l'IBAN dei due IBAN per i bonifici bancari. Siete tifosi della propria squadra perché siete tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon 2 novembre, care amiche e cari amici. E vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono meraviglioso. Allora, questa sera, arbitro signor Feliciani, si gioca Monza-Milan. Sì, si gioca anche Monza-Milan, perché la decisione di Fonseca di mettere ancora una volta, di far partire ancora una volta Leao dalla panchina, ha suscitato ancora divisioni, discussioni, sorprese, critiche, malumori. Qualcuno invece dice lo meritava il ragazzo, è giusto che faccia così Fonseca. Il problema, care amiche, cari amici, poi parleremo della formazione. Di questi ultimi anni, pur trionfanti nel 2022, ma in generale e soprattutto dopo lo scudetto vinto, che doveva essere una base di partenza, doveva essere il nostro Cape Canaveral o Cape Kennedy, dove ripartiva il nostro razzo rossonero verso il cielo delle grandi vittorie, dei grandi successi, dei grandi trionfi. Ebbene, dopo il 2022, che doveva essere il nostro trampolino, c'erano già state prima, a quando è arrivato il fondo Elio, già si incominciava a discutere, ma c'è un sostantivo che mi addolora e vi ho sempre detto che mi addolora. La divisione. La divisione. Ogni aspetto del Milan
è divisivo a livello di uomini, a livello di allenatori, a livello di giocatori, a livello di iniziative. Sempre questo out che sta tormentandoci. Gli autisti di Pioli si sono trasferiti a Fonseca. C'è forse una cosa paradossale che dovrebbe essere invece il contrario totalmente. La divisione invece si assottiglia quando ci sono le critiche a proprietà e società. E finché le divisioni nascono per un giocatore e un allenatore non così aspre, ma ci sono sempre state anche nel passato, non così aspre. E io ricordo per esempio le critiche ad Allegri dopo la sconfitta, sembrava favorito il Milan nel 2010-11-11-12, nel 2012 il Milan perde lo scudetto dalla Juventus, critiche ad Allegri, ci sono sempre state su giocatori e allenatori, ma sulla proprietà di solito c'era abbastanza l'unanimità, ma positiva. Qui invece c'è l'unanimità quasi negativa. Ma in generale le divisioni. Adesso ne nasce un'altra. Chi sta dalla parte di Fonseca, secondo me, da quello che capisco meno, nel senso meno favorevoli alle decisioni di Fonseca, e invece quelli che sono a favore di Leão. Ma in generale, poi darò anche io il mio parere, è sempre questo, ma vi ricordate il Pioli out? Il Pioli out, un anno fa per gli infortuni, poi abbiamo un bel gennaio, febbraio, marzo, poi un pessimo aprile, è sempre questo out. E poi ogni tanto qualcuno si sveglia, mi accusano di essere sempre a favore della società perché sono a favore dell'allenatore. Io ho provato a spiegarlo, ma non ci riesco, quindi è inutile che dica che io appoggio sempre in generale l'allenatore e i giocatori del Milan, perché appoggiandoli, sperando che mi diano soddisfazioni, vuol dire che il Milan vince. Vuol dire che il Milan vince. Signori, scusate se apro una parentesi personale, ma io non investo, è una mia opinione, se qualcuno ha opinioni diverse e si comporta in maniera diversa, io ve lo dico sempre che sono di mentalità liberale, ognuno al termine di educazione e civiltà può fare quello che vuole. Ebbene, io magari sbagliando non investo sulla sconfitta della squadra del Milan o della sconfitta dell'allenatore che guida il Milan, per investire così perlomeno lo mandano via e così noi abbiamo un altro allenatore, magari altri giocatori, e quindi investiamo sulla sconfitta. Io non investo sulla sconfitta. Magari non sono lungimirante, magari sbaglio, magari sarebbe meglio che il Milan perdesse, che avesse perso, così mandavano via prima Pioli, e che perda così manda via. Io no. Io non tiro, anche se sono magari poco lungimirante, anche se sono più intelligenti quelli che vedono avanti, io non tiro contro una sconfitta del Milan per principio. Milan sconfitta sono due ossimori. Non tiro contro la sconfitta del Milan, anche se per qualcuno potrebbe portare beneficio. Chi vuole che il Milan perda, perché va via la società, perché va via il proprietario, perché va via l'allenatore, perché allora perdendo compriamo altri giocatori, chiunque sia la proprietà, società, io non tiro contro il Milan. Magari avete ragione voi, è giusto che il bubbone scoppi. Io non tiro contro il Milan. Quindi questa sera
Io mi auguro che il Milan di Fonseca, le decisioni di Fonseca, come mi auguravo che le decisioni di Pioli e come mi auguro che le decisioni del prossimo allenatore siano le più felici. Se poi c'è qualcuno che tira conto perché Cardinale vada via presto, perché Fonseca vada via presto, perché Ibrahimovic, Furlani, Moncada vadano via presto, rispetto l'opinione, rispettate la mia, che non sono a favore di questa proprietà o di questa società, sono a favore del Milan, perché questa proprietà, questa società, questi giocatori, questo allenatore andranno via prima o poi, come sono andati via da quelli che io seguo da anni e anni e anni. E se andranno via questi, ne verranno degli altri, ma io tiferò sempre per il Milan, sperando che proprietari o dirigenti siano sempre più bravi come allenatori Mosina. Spero che questo sia chiaro, perché sia chiaro. Poi, se invece volete pensare che io, a me non interessa. Io sono nato con la proprietà di Rizzoli e dopo la proprietà di Cardinale ne verrà un altro. Io spero di essere qui a tifare per il Milan con un altro proprietario, speriamo che sia più bravo di Cardinale, più bravo proprietario e dirigenti del mondo. Chiusa questa parentesi, oggi stasera è una parete importante perché Fonseca si gioca tanto, va avanti con il suo no a Leao. Io non so il perché, probabilmente non è soddisfatto, sicuramente non è soddisfatto di Leao, è coraggioso, avrebbe potuto mettere Leao e chi se ne importa, intanto così io sono nella mia comfort zone, finalmente metto Leao, ho la squadra quasi tutta di titolari, anche Tomori non sta benissimo, Milan va bene, no, lui va avanti coerentemente, magari sbagliando, e pagherà se sbaglierà, pagherà la sua coerenza e le sue idee se sbaglierà, ma va avanti senza Leao. Leao ha qualcosa che in questo momento non soddisfa Fonseca. Sbaglierà, non capisce niente, è un allenatore scarso, pagherà e ne arriverà un altro, speriamo che sia molto più bravo. Ma in questo momento io sono con Fonseca e con i giocatori che sono in campo, ma anche in panchina, arrivasse Leao, viva Leao, io non sono pro o contro un giocatore, sono a favore del Milan. Punto, spero che questo sia molto chiaro per tutti. I 20 che entrano, i 23 che scendono in campo questa sera, allenatore compreso, 24, spero che mi diano una grande soddisfazione, perché se no mi rendo conto che ci saranno un altro temporale, un altro tornado, un'altra situazione di maroso, di turbolenza. Questa sera il Milan gioca contro il Monza, arbitro Feliciani, e con Maignan in porta, con Terracciano. Calabria non è ancora pronto e Emerson vuole riposare. Lui mette Terracciano, si prende la responsabilità di mettere Terracciano, pagherà se sbaglierà. Teo, Tomori non sta benissimo, Pavlovic e ciao, attenzione a Djuric. Poi il resto immaginate, Fofana, Reinders, Chukwueze, Okafor, che chiaramente ha qualità minore di Leao, si sa. Pulisic e Morata, forse recupera Abraham per la panchina. Questo è il Milan. Io sarò a Monza per tifare il Milan. Caso vuole, il Milan ha proprietà Cardinale, ha questi tre dirigenti, ha Fonseca e ha questi giocatori. E io tifo per le maglie che entrano in campo. Quelli che dicono se il Milan perde va via Fonseca sarebbe meglio, se il Milan perde sempre vanno via i dirigenti sarebbe meglio, rispetto l'opinione, lasciate la mia. Io tifo per il Milan, con questa proprietà, con questi dirigenti, io tifo per il Milan quando andranno via questi dirigenti e questa proprietà. A me quello che interessa è il Milan. Spero che abbiate nella testa questo concetto. Spero che sia chiaro. Forza, lotta, vincerai, le maglie che entrano in campo. A me il resto non interessa, come non mi ha mai interessato e mi interesserà per i prossimi anni. Forza Milan, speriamo per Fonseca e per i giocatori, che mi diano una soddisfazione per
perché il Milan possa guadagnare punti in classifica. Il resto, amici, cari amiche, cari amici, non conta. Vi auguro una buona giornata insieme al nostro Milan, alle nostre 11 maglie rossonere che entrano in campo. Chi c'è dentro, chi c'è in panchina, chi c'è in tribuna, non importa. Sono le nostre maglie rossonere che dal 1899, 125 anni fa, salgono oppure attraversano il campo per giocare. Tutto il resto passa.